La misericordia va praticata, non solo predicata. È il messaggio del Papa ai parroci di Roma incontrati giovedì in Vaticano. L'intuizione di Giovanni Paolo II sulla centralità della misericordia, basata sul messaggio di Suor Faustina Kowalska, va rimeditata, perché oggi dimentichiamo tutto troppo in fretta, anche il Magistero della Chiesa. In parte è inevitabile, ma i grandi contenuti, le grandi intuizioni e le consegne lasciate al popolo di Dio non possiamo dimenticarle. Il prete è uomo di misericordia, ha precisato il Papa, se vive su di sé il sacramento della riconciliazione e allora può anche donarlo agli altri nel ministero. Noi preti non dobbiamo essere asettici, ma vicini alla gente ferita. Voi, cari confratelli, ha chiesto Papa Francesco, conoscete le ferite dei vostri parrocchiani? Siete vicini a loro? Infine, la vera misericordia non è rigidità né lassismo. La vera misericordia si fa carico della persona, la ascolta attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla sua situazione e la accompagna nel cammino della riconciliazione. Il sacerdote veramente misericordioso si comporta come il buon samaritano e soffre per e con le persone, come un padre e una madre soffrono per i loro figli.